Nella puntata di ieri abbiamo concluso con questa preghiera che Padre Pio fece sua pensando al dolore non solo che le infedeltà e le bestemmie e gli insulti dell'uomo procurano a Dio, ma anche al dolore che lui provava nel vedere questi uomini insultare e bestemmiare Dio. Signore, fatemi morire anziché trovarmi presente a coloro nell'atto che vi offendono. Bene, mi ero ripromesso che non devo commentare i brani delle lettere di Padre Pio perché già di per sé sono piuttosto, come dire, chiari, precisi, e poi già questi scritti li stiamo commentando con le parole di Fra Alessandro da Ripa Bottoni, che si è soffermato molto anche sulla preghiera di Padre Pio. Qui la preghiera, ecco, diventa appunto, tra virgolette, solidarietà con Dio che soffre. La preghiera percepisce, si lascia toccare il cuore, le viscere da questo Dio che soffre per le infedeltà dell'uomo. Ma dall'altro lato facevo questa riflessione. Io, come cristiano, come ministro ordinato all'interno della Chiesa, cosa provo quando sento insulti e anche bestemmie contro Dio oggi? Tu cosa provi quando senti fratelli e sorelle che si scagliano contro Dio? Riusciamo almeno a pregare nel cuore? Quando ascolto una bestemmia contro Dio, riesco almeno nel mio cuore a dire il contrario di quella bestemmia? Se quella bestemmia, come dire, insulta Dio, insulta la Madonna, insulta i santi, io riesco almeno a dire viva Dio! Riesco a dire Ave Maria, Grande Maria, riesco a dire Viva la Madonna, riesco a dire Santo di Dio, intercedete per noi, intercedete per queste persone. Vedete, pregare non è stare soltanto ore intere nella chiesa, pregare è avere una disposizione interiore, è uno stile di vita interiore della propria vita, appunto, e nella propria esistenza. E questa sofferenza di Padre Pio nel vedere le infedeltà umane, appunto, creava in lui una fiamma. Padre Pio veniva consumato da un vivo e ardente desiderio di piacere a Dio. E, precisa Padre Alessandro da Ripa Bottoni, compreso da un sì forte timore di cadere anche nella più piccola imperfezione, che scrive: vorrei fuggire il commercio delle creature nel mentre che un altro desiderio sorge nel mio cuore come gigante, ed è quello di volermi trovare in mezzo a tutte le genti per proclamare ad alta voce chi sia questo gran Dio delle misericordie. Noi ci vediamo domani, sempre qui, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!